altro sono benvenuti a questo mio nuovo video. Non si è capito niente, ma oggi siamo in un nuovo video. Allora, oggi parlerò del mio viaggio a Marileva, sulle Dolomiti, è un luogo alquanto fantastico che ho fatto il 6 marzo. Sì, lo so, sto registrando il 9 aprile. E volevo prima innanzitutto fare le mie considerazioni su questo viaggio, che è questo video qua. Allora, prima di partire, che non c'entra niente, pensavo di comprarmi una reflex simile, una reflex tipo questa. Tanto che questa qua è a rullino e quindi non mi potrebbe andare bene, non trovate? Quindi una digitale. Allora, Marileva appunto si trova sulle Dolomiti, in montagna. Ho fatto questo viaggio, io ho saltato la scuola perché sono un ribellino. E quindi vi parlo proprio di questo, che io sono un ribellino. No, scherzo. Allora, il viaggio è stato fatto in macchina, è durato 5 ore. Sì, fermandoci, autogrill, eccetera, eccetera, 5 ore. Pausa pipì, 5 ore. Mangiare, 5 ore. No, non abbiamo mangiato per 5 ore. Però questo viaggio, confronto agli altri che ho fatto, non è stato il primo viaggio che ho fatto 6 ore, tipo 5, 4. Il primo di 5 ore sicuro. Ne ho fatto uno di 4, uno di 6, ma quello di 6 veramente è stato noiosissimo, pure quello di 4, ma questo di 5 invece è stato carino perché ovviamente avevo attraversato praticamente tutta l'Italia settentrionale. E quindi io ho detto, figa. Quindi bello che si vedono tutti i monumenti, le statue, i paesaggi, fantastico proprio. A volte, cioè, per esempio, passiamo qua, nevica, poi piove, poi di nuovo nevica, poi non succede niente, temporali, persone nude che ballano per strada, e sono successe davvero queste cose, non lo sto inventando. Ecco appunto, quindi è stato istruttivo, diciamo. Arrivati all'hotel, all'albergo, siamo scesi, abbiamo preso la camera, abbiamo messo le valigie, era carina la stanza, abbiamo appunto due letti, uno castello, però sento che i letti erano davvero piccoli, infatti io ci stavo a malapena, lì mio fratello proprio non ci arrivava. Un letto matrimoniale, un bagno, sento che l'unica pecca di quello lì è della stanza, c'era il riscaldamento sempre attivo e si schiattava di caldo sia mentre dormivi sia quando eri sulla punta della montagna che sciavi. L'hotel era perfetto, si mangiava benissimo davvero, i camerieri erano molto bravi. C'era animazione, c'erano gli spettacoli, davvero fantastico. L'unica cosa che faceva stare sui nervi era l'ascensore. Dovevi aspettare 3 ore e mezza che arrivasse. Lo giuro, era una cosa incredibile. Per esempio, una volta ero andato con mia madre, io non so, ho fatto tutte le scale. Abbiamo aspettato 10 minuti. Era il secondo finalmente. È tornato di nuovo al sesto. Poi è sceso il primo. Noi eravamo lo zero. Ragazzi, io cavolo mio, ti faceva passare la voglia di andare all'ascensore, infatti tutti andavano a piedi. E poi quando arrivava era tutto pieno e quindi non ci stava nemmeno un criceto. La cosa bella di questo hotel, oltre alle altre cose che vi ho elencato, era la piscina che si vedeva da fuori, quindi c'era la neve e l'acqua. Tu eri nudo sulla neve praticamente. Davvero bello, l'acqua era calda, forse perché c'erano le persone che... Basta parlare dell'hotel, ora parliamo del paesaggio. Allora noi siamo andati, siamo rimasti a Marileva, siamo andati a Madonna di Campiglios e in altri posti davvero belli. Abbiamo visto le Dolomiti, le pale di San Martino. C'è San Martino? Che uomo informato questo. E quindi ragazzi, era davvero bello. La neve, confronto a quella di Bardonecchia, era strepitosa, davvero. A Bardonecchia noi la chiamiamo neve pappetta, che ne hanno praticamente lì. E questa qua è davvero stata una novità per noi. Poi, venendo invece, abbiamo visto appunto il lago Madonna del Lago, che vi ho fatto pure il video, ho detto, vieni video, visto che da un po' non facevo video, stessa cosa ora. Che fatica a parlare ragazzi, quindi ora raccontatemi voi qualcosina, commentate qua sotto, mettetemi mi piace, mettetemi soprattutto, condividete ragazzi tutti i link in descrizione, nel mio blog ragazzi, ho aperto un blog che è questo qua, si chiama Open Samu, che potete trovare su Open Samu, e faccio appunto articoli di viaggi, foto e molte altre cose. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto
E come al solito ci si ribecca in un nuovo video. Bra ragazzi!